Barcellona Pozzo di Gotto volta pagina e torna a guardare al centrodestra per il governo della città. Roberto Materia è il nuovo sindaco. Il medico odontoiatra, 58enne, ha ottenuto un successo schiacciante al ballottaggio su Maria Teresa Collica. 11.844 voti per il sindaco, eletto dal 56,72% dei votanti. La Collica è rimasta ferma a 9.037 voti, pari al 43,3%. Il dato numerico è netto. Il gap tra Materia e Collica è addirittura aumentato rispetto al primo turno, quando a separare i due c'erano poco più di 1.400 voti. Stavolta lo scarto ha superato quota 2.008. Ancor più chiaro il dato politico. Se nei 15 giorni dal primo turno al ballottaggio Materia sembra infatti aver rafforzato la propria leadership personale e politica, al contrario la Collica non è riuscita a catalizzare attorno a sé il consenso dell'area di riferimento dopo il duello al primo turno con Giuseppe Turrisi. Pochi minuti dopo l'elezione, il sindaco Materia ribadisce però la civicità della sua coalizione e si dice pronto ad affrontare le sfide che lo aspettano. Io ho accettato a condizioni che non ci fossero stemmi di partito, tant'è che la mia è un'alleanza prettamente civica, quell'alleanza che è appunto chiamato della responsabilità. Io sono pronto ad operarmi in maniera forte, in maniera incisiva, ripeto, su tutte le varie problematiche che abbiamo sicuramente nel nostro excursus, nel nostro tour attraverso la città, attraverso tutti i quartieri, non solo esaminato, fotografato, commentato insieme ai concittadini, ma abbiamo veramente capito cosa ci vuole per fare migliorare questa città. A mio avviso, e ne sono sicuro, i consiglieri, la giunta, l'esecutivo e il sottoscritto lavoreremo insieme a tutte le forze politiche. Vogliamo condividere un ragionamento, vogliamo condividere un'ipotesi di lavoro e direi, scusate se lo dico ma lo voglio affermare, un'ipotesi nuova anche di fare politica. Facce scure in casa Collica e non potrebbe essere altrimenti. Qualcuno forse ci aveva davvero fatto la bocca al clamoroso ribaltone del ballottaggio. Per la coalizione a sostegno dell'ex sindaco che non ha ancora smaltito la delusione e non si concede alle telecamere, c'è da misurarsi con la nuova dimensione di opposizione. Noi dobbiamo a questo punto riconoscere la sconfitta, evidentemente non siamo riusciti a dare il messaggio che volevamo dare pienamente a Barcellona, però è chiaro che noi continuiamo questo impegno politico, abbiamo una ottima rappresentanza in Consiglio Comunale, la principale opposizione alla futura amministrazione. Innanzitutto sarà un'opposizione attenta, scrupolosa, per andare a capire cosa questa nuova amministrazione ha intenzione di fare. Ad esempio c'è il nuovo piano rifiuti, che è stata una nostra grande battaglia e la continua ad essere. E poi il risanamento delle casse comunali, che in questi 2 anni e mezzo è stato il primo nostro obiettivo e che è stato quello che ci ha portato e che darà la possibilità ora a chi viene dopo di noi di trovare delle casse comunali messe a posto.